nuovo incontro mattutino per il segretario del Partito Democratico, questa volta con il presidente del Consiglio Enrico Letta. Al centro del colloquio, durato un'ora e mezza, la legge elettorale, le riforme e il patto di coalizione, che il Premier ha chiamato Impegno 2014. Un incontro molto utile e positivo, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Sicuramente un primo passo per allentare la tensione degli ultimi giorni all'interno del partito. I dissapori fra il segretario e il premier nascono proprio dalla complessità di far combaciare le larghe intese su cui poggia l'esecutivo con l'agenda di governo che vorrebbe imporre Renzi. Ineccepibile esempio la minaccia di Alfano di lasciare la coalizione di governo qualora venissero approvate le nozze gay. Al primo posto dell'agenda di Letta c'è quindi la necessità di stilare una griglia di provvedimenti da portare a termine entro la fine dell'anno, permettendo così al governo di arrivare fino a nuove elezioni non prima del 2015 e mettere fine alla voce di rimpasto di governo che inizia a prendere piede. Deve reggere, che credo, come dire, che abbiamo di fronte dei problemi che riguardano i cittadini e il paese, per cui sarebbe irresponsabile pensare che non regga. Prima lei cosa di tutti pensa di questo, il lavoro, rapporto? Noi dobbiamo forse realmente preoccuparci di trovare tutte le soluzioni per creare occupazione nel paese e smetterla di discutere di temi di cui credo davvero non interessino. Ministro, avete paura di Renzi? Grazie. Che possa staccare la spina? No, assolutamente. Sta arrivando Renzi. Assolutamente nessuna paura di niente. Grazie. Il Premier, nel suo discorso di fine anno, aveva promesso infatti un gennaio super intenso per il governo. La legge Bossi-Fini, la revisione dei CIE, la riforma dello Ius Soli e un provvedimento per l'efficienza della giustizia civile. Questi alcuni degli esempi riportati dallo stesso Letta nel suo discorso. Ma il perno su cui ruota il vero patto di governo rimane la legge elettorale. Il segretario del Partito Democratico ha chiarito che non accetterà i diktat di nessuno, tantomeno di Berlusconi, sulla legge elettorale. Abbiamo scritto una lettera come PD, afferma Renzi, dicendo che ci sono tre ipotesi diverse di legge elettorale. Il PD fa un passo indietro, non impone una legge. Intanto la Camera accorcia i tempi e calendarizza per il 27 gennaio la discussione in aula sulla riforma elettorale.